Ragazzi, benvenuti in questo nuovo Scopriamo in cui diamo una bella occhiata approfondita a God of War su PC. Allora, a questo punto voi avrete sicuramente già visto la recensione del gioco perché l'embargo scadeva prima, quindi io avrò già avuto modo di approfondire quello che sto iniziando adesso. Vi faccio vedere un paio di impostazioni giusto per farvi capire un po' con che tipo di parametri stiamo giocando. Allora, siamo con il DLSS attivo su qualità, FPS limitati, cioè a 120, sincronia verticale attiva e in 4K tendenzialmente, seppure il rendering poi me lo fa a 250, a 2560x1440 senza bordi perché o in finestra o senza bordi, schermo intero puro non c'è in questo momento, ma magari arriverà. Per il resto, impostazioni tutte a ultra e vediamo com'è. Sono obiettivamente tanto tanto curioso. Via. Una delle avventure più belle di sempre, questa. Spero sinceramente che il suo arrivo su PC permetta a tanti di godersela, a tanti di più. L'ho trovato. Sali in barca ora. La nonchalance con cui alza il suo tronco mi fa impressione tutte le volte. Vuoi che lo leghi alla barca? Ragazzo. Certo che tecnicamente fa abbastanza impressione Basta il così. PC. Ma se vi mettessi i sottotitoli nel mentre. Yes. Abbassiamo un po' gli effetti. Abbassiamo un filo la musica così ve la godete proprio nei dialoghi che per quanto un po' criptici e molto, molto limitati sono comunque significativi. Padre, cosa? qualcosa è cambiato. La foresta sembra diversa ora. Tutto è cambiato, ragazzo. Non pensarci. Sì. Sì.
Devo dire che per adesso sembra il gioco PlayStation ottimizzato meglio per PC, fra quelli che ho provato. Days Gone Horizon avevano avuto qualche incertezza all'inizio, nel primissimo periodo di distribuzione. Poi è stato gradualmente aggiustato, ma questo non sembra avere nulla di tutto ciò. Adesso io ogni tanto vedete che guardo di lato sull'altro monitor in cui mi proietta quello che sto registrando. E la registrazione sembra liscia come l'olio proprio. Spero di poterlo dire anche dopo la compressione di YouTube, ma vediamo bene. Questo è l'ultimo. Ecco, là io vedo mia madre. Là io vedo mio padre. Ecco, ora chiamano me. È pronta. Torna alla tua casa. Sei libera. Mi dispiace. Stringi. Questo pugnale era suo. Adesso è tuo. Tu sai cacciare? Me l'ha insegnato. Vediamo. Ora. Ora. Cosa cacciamo? Tu caccerai i cervi. E dove? Dove troveremo i cervi?
Ok. Di qua. Io devo trovare il tempo di rigiocarmelo tutto. Padre. Allora. Devo sapere se puoi affrontare il viaggio. Fluidissimo, per fortuna. Dipende da te. Caccia. Porca miseria. Hanno fatto un lavoro da quello che sembra adesso. Cosa hai trovato? Impronte. Non di certo. Cerco ancora. Tecnicamente impressionante sta riedizione. Ragazzo, non hai visto queste? Ah, simili, ma non sono di cervo. Vedi, questa è più larga. Capra delle nevi? Lei ti ha istruito bene. Già. Non che su PS4 si vedesse male, che l'upgrade su PS5 non gli abbia dato un certo spessore, però santo cielo benedetto, è una cosa in 4K puro con un frame rate superiore ai 60, è di una fluidità che rende veramente giustizia a un'opera maestosa e pazzesca. Impronte? Sì. Troppo rotonde. Forse cinghiale. Bene. Oh! E ora? Di qua, ragazzo. Oh! Oh! Ehi, tracce fresche di cervo. Di qua! Piano, ragazzo. Scusa. Il cervo va cacciato, non rincorso. Sì, padre. Ha rotto il ponte. Come arriviamo di là? Spostati. Wow. Vai. Oh, cosa è successo? Eccolo lì! Fermo! Ma che stai facendo? Ora è più guardingo! Devi tirare! Devi tirare! Quando te lo dico io di farlo! Mi dispiace! Non dispiacerti! Fa di meglio! Trovalo! Trovalo. Vai. L'arco. No, non sei pronto. Indietro. Bello. Non male. Ah, ancora ci stanno? Oh!
qua su God of War il timing di Phil Perry è molto, come posso dire, non molto severo, così. Droger, non si erano mai avvicinati così. Continua. Io non ho potuto guardare mentre combattevo, ma spero che si sia trasmesso effettivamente il momento di grande fluidità che io ho avuto, ecco, posso dirvi, per abbinare un po' a quello che starete vedendo, anche le sensazioni mie proprie dell'esperienza, è di una fluidità incredibile, ragazzi, veramente incredibile. Spero veramente che YouTube non faccia danni in compressione, perché veramente non ha avuto un millisecondo di incertezza. Lassù. Dentro il vecchio tempio. Mamma diceva di non entrarci. Facciamo ciò che ci pare. Niente scuse. Guarda. Posso usare l'arco ora? Riesci a colpirlo da qui? Meglio avvicinarsi. Mamma mi ha portato a caccia molte volte. Tu non hai mai voluto portarmici. Perché ora? Era suo desiderio. Ed era il momento. Ok. Droghe. Allora, vabbè. Ma è vero, ma io posso anche... Dai. Finiti? No. Non male. Scusate. Qualcosa dovrebbe dire. Si apre. Lo hai congelato. Forte. Ale. E ora? Bene. Dove vai? Credo che sia di qua. Cosa? Lui non può più usarlo. Noi sì. Padre, guarda. Aspetta il segnale. Con calma. Adesso non è più un animale. È solo un bersaglio. Libera la mente. Piedi saldi. Spalle dritte. Espira e lascia. L'ho presa. Bravo. Io odio la caccia, se non per autosostentamento, ecco. Il pugnale. Non riuscirei, sinceramente no, non riuscirei. Finisci ciò che hai iniziato. Non ci riesco. No.
Io... Allora, dimmi quando devo andare. Calma. Aia. Questa l'ho sentita. Ci provare più. Tieni, ti sta bene. Ragazzi. Credevi di farmi paura? Tu non conti niente. Ragazzi, niente. Guarda. Guardami, ora. Avanti. Guardami. L'abbiamo ucciso. Tu non sei pronto. Cosa? Dici sul serio? Ho ucciso il cervo! Ho superato la prova! E perché non lo sarei? Ora torniamo a casa. Non sto più male da molto tempo. Posso farcela. Non sei affatto pronto. Tanta roba, tanta roba. Non parlare più. Veramente tanta, tanta roba. Ragazzi, io direi che per il momento questo è tutto, ma ovviamente ne avremo già parlato e quindi l'avrò già recensito per voi. Ma posso dirvi, insomma, come primo impatto, come reazioni a caldo, sono molto soddisfatto per adesso. Molto. Cioè, è esattamente il tipo di riedizione che speravo di trovare. In grado di esaltare le ben note qualità dell'opera e assolutamente di non proporre alcun tipo di limitazione di sorta in termini di qualità dell'esperienza e apprezzamento della stessa. Insomma, credo che il mio voto, salvo colpicella, sarà stato positivo, ma per adesso chiaramente non sono in condizione di dirlo. Per cui, ragazzi, intanto grazie per aver visto questo video. Spero che vi abbia fugato eventuali ulteriori dubbi che vi potrebbero essere rimasti dopo la recensione che avrete visto un paio di giorni fa. E quanto amo il multiverso delle recensioni. E niente, ragazzi, io vi auguro buona giornata e noi ci vediamo alla prossima.